Amici telespettatori, eccoci di nuovo qui per la seconda parte della trasmissione. Torniamo, continuiamo con la carrellata dei nostri ospiti. Marco, sei pronto? Allora, hai iniziato giovanissimo, come, dove? E anche tu hai alle spalle una bellissima carriera. Ricordiamo che eri molto apprezzato e nel 2004 il nostro amico Mauro Cucula scrisse su baseball.it che ti mancava solamente arbitrare nelle Major League. Quindi una carriera fulminante. Fulminante non tanto, perché intanto buonasera a tutti. Iniziò nell'83, avevo 17 anni, e Sante se lo ricorda perché le elezioni avvenivano, da Sante De Franceschi, l'agenzia che aveva. E Mauro Cucula, sì, nel 2004 scrisse quella cosa, purtroppo ci sono andato vicino e non ho arbitrato le major, ma per le major ho arbitrato, perché una delle ultime competizioni fatte, il Classic, la qualificazione del Classic del 2013, ero presente, anzi, la cosa che mi ricordano spesso, proprio gli amici della Federazione Internazionale, è che sono stato il primo arbitro europeo ad arbitrare a casa base una competizione, sotto l'effigie della Major League. Arbitro non professionista. Comunque ritorniamo un attimo indietro. Era l'83 quando inizio ad arbitrare, avevo 17 anni, 18 anni, provengo da uno sport totalmente diverso del baseball, perché all'epoca facevo arti marziali. E iniziare a giocare a 18 anni a Nettuno penso che è abbastanza difficile, no? Se vedete i giocatori nati nel 65, che tipo di giocatori erano, inserirsi a 18 anni in quelle fila non era assolutamente facile. Quindi la passione per questo sport mi porta a provare ad arbitrare e ci rimango per 31 anni dietro, con la divisa. All'inizio diciamo che non era tanto facile perché, come diceva Sante De Franceschi, è dovuto andare a Cuba per avere delle notizie. Quindi notizie non ne arrivavano, per avere informazioni su quello che era l'aspetto professionistico di questo sport a cui lo chiamo sport. Attenzione, poi magari se vuoi ti dico pure perché. Non era semplice avere informazioni perché non c'era internet, non c'era niente. L'unica Infatti. cosa che c'erano quelle competizioni internazionali che facevi, il collega straniero, se magari aveva delle informazioni da darti o da trasferirti. Poi piano piano, man mano che la tecnologia si è evoluta, ci ha dato una grossa mano con la possibilità di avere informazioni sia su manuali, sia su testi, sia dalle partite, perché già, ecco, vedere una partita in televisione per noi arbitri è un qualcosa di formativo. L'arbitro vede le partite sempre in maniera particolare, non le vede sotto il punto di vista del tifoso. E niente, quindi 31 anni in questa attività, diciamo la maggior parte delle partite che hai letto sul curriculum sono state fatta in casa, ma c'è pure una grossa attività internazionale dietro che nasce, se non sbaglio, nel 92, e nel 92 termina con una foto che abbiamo appena visto, appena passata, che sono le Asian Series, arbitrata con Fabrizio Fabrizi, che noi abbiamo arbitrato l'ultimo evento, ecco, dopo il 2013 non sono più state fatte. Comunque diciamo, era un torneo a livello professionistico, dove partecipavano le vincenti dei campionati asiatici, quindi Taiwan, Giappone, Australia e Corea, e quell'anno fu invitata una squadra europea, e quindi, essendoci una squadra Bologna. europea, il Bologna, sì, la Fortitudo, ci invitarono anche a noi ad arbitrare. Poi su questo viaggio fatto in Asia, magari se c'è il tempo ti racconto un piccolo aneddoto che c'è, alcuni aneddoti che ci sono successi a me e Fabrizio. Chiudo dicendo che oggi non sono più in attività e sono all'interno del circuito professionistico come technical commissioner, quindi collaboro con la Federazione Internazionale su corsi o
con la partecipazione ai vari eventi come umpire director, quindi diciamo che rimane l'attività più che altro propedeutica al tirocinio. La scuola di arbitri nettunese prosegue, e poi Marco, più avanti parleremo anche di una cosa che state organizzando qui a Nettuno, giusto? Certo. Va bene, andiamo avanti. E Fabrizio, arbitro tra i più apprezzati attualmente a livello internazionale. Ha iniziato circa 13 anni fa, ma è fino adesso una carriera già molto brillante. Da notizie che abbiamo, nel prossimo futuro c'è il Classic. Sei pronto? Diciamo che ci siamo quasi. Tra una mesata andrò a Tokyo per la prima fase del World Baseball Classic, dove nel girone ci saranno Cuba, Giappone, Cina e Australia. Sono molto orgoglioso di rappresentare la categoria italiana arbitrale e nettunese a questo evento e di confrontarmi con dei colleghi professionisti e vedere il livello che c'è di discrepanza tra noi e loro, e di prendere pure delle piccolezze, delle sottigliezze che mi porterò dietro sicuramente dopo questa esperienza enorme. Sarà sicuramente una bella esperienza per te, che arricchirà il tuo bagaglio per il proseguo della tua carriera. Sabrina, wow. Sappiamo che sei un'apprezzata arbitra, si può dire arbitra? Ma no, perché sai, c'avevo un dubbio, adesso si dice sindaca, ministra. Di solito si dice arbitro e generico, vabbè, maschile o femminile, non cambia, insomma, ecco. E dunque, posso testimoniare che sei una grandissima appassionata, tant'è vero che durante l'inverno ti vediamo e ti presti allo slow pitch, quello amatoriale che si gioca a Nettuno, e ti ho visto anche con temperature glaciali, cioè alcune volte sono solo l'occhio per quanto faccio. Questo è proprio per ritornare a quello che diceva Santino, esatto, che noi arbitri di Nettuno, comunque la categoria arbitrale, fa questo tipo di attività non per remunerazione, per arricchirci, ecco, noi facciamo questa cosa perché siamo appassionati di questo sport e come giocatori cerchiamo di tenerci allenati proprio per dare il meglio sul campo e per far stare tranquilli anche le persone che poi giocano la gara, insomma, perché quando tu entri dentro in campo e i bambini o le persone grandi ti vedono e dicono meno male che oggi c'è lei o meno male che oggi c'è lui, cioè è la più grande soddisfazione che un arbitro possa avere, a prescindere dal rimborso, a prescindere da qualsiasi cosa, perché la soddisfazione che ti può dare un bimbo che dice meno male che oggi ci sei te, vuol dire che questo ragazzino giocherà tutta la partita con una tranquillità che normalmente non ha. Quindi per noi è una cosa importante questa, e questa è una cosa che giustamente, come diceva Santino, si cerca di trasmettere a tutti i ragazzi che iniziano a fare questo percorso, insomma, ecco. Ci sono colleghe donne in giro per l'Italia? Per l'Italia qualcuna ce n'è e purtroppo, ahimè, siamo molto poche. La cosa che mi fa strano vedere è che nel Lazio io sono l'unica donna presente della categoria arbitrale, l'unica donna, e sta cosa non è tanto bella, anche perché diciamo pure che nel Lazio il softball sta andando a scemare, quindi il problema è proprio quello, che non essendoci tante squadre o quasi nessuna squadra di softball nel Lazio, tutti gli arbitri tendono a buttarsi nel baseball, che purtroppo adesso, purtroppo per fortuna, come la vogliamo mettere, insomma, per me purtroppo, perché essendo appassionata di softball, anche perché diciamo che io sono iniziato come giocatore, non come arbitro, e se vi posso raccontare un aneddoto simpatico, proprio siamo perché è l'inizio, l'inizio della, come è nata, come ha avuto inizio la mia carriera praticamente io ho giocato per 24 anni anche a livelli soddisfacenti, mi aveva chiamato la nazionale italiana a fare un mondiale juniores, e poi vabbè, mi ruppi in ginocchio, quindi non mi portarono più e dovevo andare ad Oklahoma City a fare il mondiale juniores. Vabbè, finita, ho iniziato quindi, ho continuato a giocare, per circa 24 anni ho giocato a softball, dopodiché smisi proprio perché un po' l'età vuoi, un po' gli acciacchi c'erano, decisi di smettere.
Quando un giorno mi arrivò una telefonata dalla federazione e mi dissero, dice, qualcuno mi ha detto che lei vuole fare l'arbitro. E io, così, che con gli arbitri non è che avevo dei grandi rapporti proprio di amore, anzi ero la loro spada di Damocle. E quindi quando mi disse così, dico, no, forse si è sbagliata persona. Dice, ma no, un certo Fabrizio Fabrizi ci ha detto che lei avrebbe intenzione di fare l'arbitro. E io, pur di non fare una brutta figura a mio fratello, sono andata poi a iniziare a fare sto corso. Ed eccomi qua, dopo 10 anni, 11 anni, a parlare di questo sport dall'altra. Dove hai arbitrato la tua carriera? La mia carriera è iniziata a Roma, perché io prima abitavo a Roma, quindi ho iniziato la mia carriera a Roma. E ho iniziato nel vicino 2016, perché a differenza di questi mostri sacri, io sono proprio una neonata a livello arbitrale. Quindi 2006. 2016? 2006, scusate, 2006. È vero, 2006, no, 16, scusa. E quindi sono davvero sì una neonata, però fortunatamente, un po' perché avevo giocato, un po' perché mancavano arbitri di spessore nel softball, e qualcuno era andato via, tipo il mitico Franco qui, che quando io ho iniziato lui ormai aveva già smesso la carriera, e lui a me ha arbitrato tante partite e tanti consigli e tanti consigli, è vero, e quindi ho avuto una carriera fulminea. Nel 2006 ho iniziato la mia carriera a livello italiano. Nel 2007 ho vinto il premio, nel 2008 ho vinto il premio come miglior arbitro di Serie A2 insieme a mio fratello, che vinse a suo tempo il miglior arbitro di Serie B. Andammo a ritirare il premio insieme a mia madre, sta cosa me la ricorderò sempre. E nel 2009 feci il corso per il campionato, per la ESF, che sarebbe la qualifica a livello europeo. E nel 2010 sono andata in Florida, a Tampa, a Plant City, per fare il clinic per diventare arbitro internazionale. Quindi nell'arco di 4 anni sono arrivata a livello proprio internazionale, cioè il livello maggiore che si possa avere, ISF, esatto. E dopodiché sono arrivate le varie designazioni, tipo ecco nel 2014 campionato europeo, campionato Coppa Campioni a livello europeo, poi è arrivato il mondiale, è arrivato la Canada Cup nel 2014, che sarebbe il pre-campionato mondiale per le squadre che poi andranno a disputare il campionato del mondo. Nel 2015 sono andata a fare il mondiale ad Oklahoma City, il mondiale juniores, l'anno scorso in Canada a fare il mondiale seniores. Quindi diciamo che anche se ristretta la mia carriera è stata molto non intensa. Non è male per una neonata come ti sei autodefinita. In 10 anni hai fatto tantissimo. E a noi, amici telespettatori, non so se ve ne siete accorti, io ho notato un piccolo particolare mentre Sabrina parlava. La gioia che scrivevano i suoi occhi, e a noi ci fa piacere questa sera che ci sono qui tutte queste persone, questi arbitri che raccontano la loro passione, perché arbitrare è una passione, e con quanto entusiasmo ci mettono anche loro in campo, ed è giusto che anche voi sappiate quello che si prova a condurre una partita di baseball. Grazie Sabrina. Prego. Per i tuoi racconti. Prosegui, Emanuele. Allora, rimaniamo sempre nel softball con Alfonso Olivieri, anche te, arbitro internazionale da molti anni sulla scena. Spiegaci anche te il tuo inizio, le tue insomma, esperienze in carriera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Chiaramente, e anche io provengo dalla scuola del monumento qui presente di Sante De Franceschi, diciamo, perché io sono monumento, perché è d'obbligo, e ho massimo rispetto perché è giusto. Anche io ho la tessera, io sono ancora in attività, diciamo, presumo sia, ho la tessera del 1977, quindi, e sono quest'anno, che ancora sono in attesa, sono nelle massime liste, se non mi vengo tolto, quindi ho arbitrato ai massimi livelli anche internazionali, dovrebbe essere la 40ª edizione della mia attività, quindi Santino, io sono più giovane, ma sono sulla scia. Chiaramente io provengo diciamo dalla scuola di Sante Di Franceschi, e diciamo di Franco Faraone, come sono stati i miei primi maestri. Poi dopo, che all'inizio si effettuava l'attività di baseball e di softball contemporaneamente, io infatti sono stato fra il primo, presumo uno dei più giovani arbitri d'Italia, perché io avevo 16 anni quando...
ho giocato nel Nettuno, nelle giovanili, poi ho smesso e c'è stato, se lo posso dire, una, come ho iniziato, perché c'è stata una casualità, un amico che è conosciuto, che è attualmente dirigente di una squadra a Santa Barbara, Alfonso Quartieri. Io smisi perché c'erano stati a livello di giovanile, sono andato a San Giacomo, dove c'era il vecchio campo, e sul campo, in una partita dei miei colleghi, ho visto questo amico che stava arbitrando e mi è venuto il dubbio, la pulce, no? E parlando con lui ho detto no, io sto arbitrando, perché anche lui ha arbitrato pochi anni, ma ha arbitrato, infatti il babbo è stato per vari anni anche presidente della delegazione del Lazio, per molti anni, quindi da questa cosa è nato il corso e quindi l'iscrizione, quindi tutto ciò che ne consegue presso i maestri Santino e Franco e nelle scuole nella scuola che abbiamo anche a Nettuno, chiaramente. E poi negli anni, i primi anni 80, ci fu da parte della federazione una delibera, diciamo, di scelta che gli arbitri non potessero effettuare ai massimi livelli, partecipare a entrambi gli sport, quindi o baseball, non so, io facevo entrambi, facevamo il baseball, quindi in quel momento si stava diffondendo il movimento del softball, eravamo giovani, io, Pippo Laudani, c'era Franco Borgia e anche Arduino alcuni, e scegliemmo la strada nuova, all'epoca era nuova perché insomma per Nettuno era una novità, scegliemmo la strada del softball e di lì ci siamo. Io mi sono tolto molte soddisfazioni, insomma, vari campionati del mondo di vario genere a livello internazionale e quant'altro, insomma, ecco. E su questo abbiamo girato il mondo, diciamo, l'Europa, e ci siamo tolti molte soddisfazioni attualmente, e sono attualmente, sempre se non cambiano le cose, io e Sabrina siamo gli unici tra virgolette del Lazio rappresentativi a livello nazionale. Ma perché lo sottolinei, Alfonso, e te devono mettere pensione? No. Qualcuno può darsi, potrebbe, però non, finché uno riesce a stare ai livelli, se siamo abilitati ai livelli massimi internazionali, presumo anche in Italia possiamo ancora dare del nostro, finché ce la facciamo e diamo del nostro andiamo avanti. Quindi con Sabrina, diciamo, facciamo la coppia laziale di riferimento, ecco, diciamo, ecco, perché purtroppo, tra virgolette, ridico il purtroppo, non abbiamo un grosso seguito nel settore softball, però cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma, ecco. Ringrazio sempre dell'opportunità che ci avete dato siamo noi che vi ringraziamo, signori arbitri. Poi qui abbiamo un altro abito. Passiamo alle nuove leve. Sì, poi parleremo anche di Pizzigoni, perché ho parlato solamente di Spera, di Pizzigoni e Biccari. Abbiamo qui anche la nuova leva, come stava dicendo il mio socio Massimo, Mario De Delicati. Ha iniziato da poco e rappresenti il nuovo che avanza. Lo sai che su di te e Biccari ricadrà l'eredità di questi mostri sacri? Lo so, però è doveroso continuare il percorso fatto da chi c'è stato prima di noi e lasciare qualche impronta per quelli che verranno dopo, quindi è doveroso continuare questo percorso. Quindi. Possiamo dire che conosciamo personalmente Mario Delicati e assicuriamo che veramente lui... Mario è iniziato da 2-3 anni, mi pare, vero? 2015. Lui si è tuffato in questa esperienza anima e corpo, veramente. Pure lui, come tutti quanti gli altri, anche se lo chiamano così all'improvviso, è giusto, Mario? E per i bambini, abbiamo visto dei bambini, dei ragazzi più grandi, insomma. Tu vai a casa, prendi tutta l'attrezzatura e vai. Quella è la passione di cui si parlava prima, che non... Cioè io quando sto sul campo, che siano bambini, che siano adulti, quello che sia, io quando sto in campo è come se, non so, la cosa più bella che possa fare. Questa è una foto di una finale fatta, questa è con Sabrina, che ho avuto il piacere anche di fare un po' di softball, quindi... Per te com'è nata? Tu, insomma, ripeto che ci conosciamo tanti anni e sei sempre stato appassionato, insomma, del baseball. Com'è nata la...
la scintilla così per... No, è un mio amico e collega Marco Macciocchi, che saluto anche, e lui mi ha proposto di fare il corso d'arbitro. Io per due volte ho detto di no, perché non pensavo mai di fare l'arbitro nella mia vita, però ho accettato per questo, perché mi piace lo sport, e poi la cosa forse tra le più belle, che tra le mie scelte più positive che ho mai fatto nella mia vita. Posso dire un aneddoto? Certo. Perché visto che io, oltre a fare l'arbitro, sono anche il designatore della Regione Lazio, quindi sono io che mando questi poveri disgraziati in mezzo ai campi a fare le gare e a chiamarli all'improvviso e correre. Io devo, come si dice, tirare una lancia a favore di Mario, perché lui non solo a livello arbitrale ha fatto un exploit impressionante che io non mi sarei mai aspettata, ma proprio a livello personale, cioè lui caratterialmente ha fatto un cambiamento che sinceramente io non pensavo, quindi valutato, cioè va apprezzato doppiamente lo sforzo che lui ha compiuto nel diventare arbitro, ma nello stesso riuscire ad amalgamarsi con tutti noi per poter fare al meglio quello che lui ritiene una cosa importante, come lo è per noi ovviamente, quindi è riuscito ad incanalarsi nella stessa nostra direzione. Questo non è poco. Voglio ringraziare delle belle parole. Io ne sono testimone, perché sono amico da parecchi anni con qui presente Mario, e quando lui mi parlava che andava a fare l'arbitro, anche perché so la passione che ha lui per questo sport, e quando lui ha iniziato, guarda, mi hanno chiamato, io cercavo sempre di mantenere i toni bassi, di sottovalutarlo, ma l'hanno fatto arbitrare perché non c'era nessuno, figurati il livello, tu eri il più bravo perché gli altri, figurati come erano scarsi, e invece però chiedevo e me l'hanno sempre parlato, sì, bene, e tutti quanti gli addetti ai lavori, soprattutto i manager che delle squadre che lui arbitrava, me l'hanno sempre parlato bene, però io, a questo lui non gliel'ho detto mai per non gasarlo troppo, però il ragazzo merita, e sono sicuro che farà una bella carriera. Come detto prima, ho invitato anche Sandro Spera, anche lui con Macciocchi e Mario Delicati, giocavamo insieme con una squadra, Mario Focia e Sandro Spera hanno cambiato squadra, in un torneo di slow pitch dedicato a un ex arbitro che non c'è più, si chiama la squadra i Piangel, la squadra è stata dedicata a Pasquale Albanese, e poi ci torneremo, Santi, a parlare degli arbitri che non ci sono più. E dicevo, Sandro Spera lo stesso giocava con noi e non è venuto a questa trasmissione, mentre per Valerio Pizzigoni e Antonio Briccari hanno ringraziato per l'invito, mi hanno declinato la proposta in quanto, essendo in attività, non hanno ritenuto opportuno partecipare alla trasmissione, benché ci sia stata l'autorizzazione da parte del commissario tecnico. Mentre ricordiamo che per Pizzigoni era un arbitro internazionale e poi si è fermato un anno per problemi personali ed ha ripreso l'anno scorso, mentre per Biccari, come stavamo dicendo prima per Delicati, anche lui è stato nominato un arbitro che da pochi arbitri si è imposto e si trova sui diamanti, è stato nominato miglior arbitro di Serie B 2 anni fa e l'anno scorso è stato fatto arbitrare anche in Serie A federale, e se ne parla anche di lui un gran bene, e chissà se il prossimo anno lo vedremo in IBL. E anche come per Mario Delicati, anche per Biccari Antonio se ne parla molto bene, e chissà che, come detto, questi due ragazzi hanno l'eredità vostra e faranno di proseguire la bellissima storia della classe arbitrale nettunese. E stavamo parlando degli arbitri che non ci sono più, Sante, e penso che questa domanda aspetti a te, che l'hai conosciuti tutti. Ci puoi dire qualcosa in ricordo di questi grandi quattro arbitri nettunesi che non ci sono più? Umberto Schirman, Franco Faraoni, Pierpaolo Monaco e Pasquale Albanese. Gigi Maretti anche. Schirman ha arbitrato fino al 1982 e era grande, adesso io non so quanti anni ci avesse allora. Allora io lo sfottevo e facevo, vabbè, ma dai, sei anziano, lascia perdere. Lui proprio ci teneva da morire,
lui ha voluto arbitrare fino a che ce l'ha fatta. E era il 1982, l'ultima partita, mi ricordo, la fece con me a Nettuno. E dopo smise. Franco Faraone invece smise molto prima, smise nel 76. Fece una sua valutazione che io non ho mai condiviso, perché lui ha smesso quando era in piena forma, in piena attività, perché era bravo. È stato, secondo me, uno dei migliori arbitri italiani. E smise all'improvviso, non so perché, però la sua grande passione poi l'ha data a tutti gli arbitri che lui ha incontrato. Non andava fuori, non andava mai fuori Nettuno, per lui era una parolaccia. Lui li aspettava tutti a Nettuno e quando arrivavano barba e capelli era per tutti. E tutti se lo ricordano, infatti pure qualcuno ha parlato di Marchi che se lo ricorda con grande affetto. Gigi Maretti è stato uno dei quattro faraoni che il gruppo storico Scirma Faraone De Franceschi Maretti. In tutta Italia eravamo noi. Maretti è stato un po' strano come persona, ma di una bravura unica. Gigi Maretti è stato bravo, solo era un po' strano, ma era strano con tutti. Poi voglio dire una cosa su Scirma, perché è un aneddoto che mi piace ricordare. Stoppiamo un attimo sta storia e parliamo. Va bene, amici telespettatori, diamo la linea alla regia e ritorniamo tra poco, non andate via.